L'ex re Juan Carlos di Spagna vince contro Corinna Larsen e pensate che vince infatti la sua causa per molestie contro questa donna, contro questa amante. La donna in questione, proprio la bella Corinna Larsen, avrebbe richiesto circa 145 milioni di dollari, ma è stato, diciamo così, respinto e quindi l'ex re di Spagna, Rencagua, Juan Carlos, di 85 anni di età, non dovrà pagare neanche un centesimo di dollaro alla donna in questione. Va bene, infatti, è lui che vince contro di lei. Infatti, da come si legge sul web, il maxi risarcimento non è stato, diciamo così, convalidato e la donna in questione, Corina, avrebbe fatto la denuncia in fronte dell'ex re di Spagna per molestie che avrebbe subito dopo la loro rottura. Ma è arrivata finalmente la sentenza il 6 ottobre 2023. Il giudice ha fatto sapere che il tribunale inglese non ha giurisdizione per esaminare il caso perché Ricche non vive in Gran Bretagna. L'amante, pur avendo una casa in Inghilterra, infatti non ha dimostrato in maniera adeguata che le molestie si sono verificate nel paese, il che avrebbe potuto creare un'eccezione al principio legale della giurisdizione. Dunque il maxi risarcimento è stato letteralmente respinto. Corinna Larsen perde e l'ex re de Spagna, Juan Carlos I, vince la causa. Il video termina qua, complimenti a lui. Ciao a tutti, da Leandro, non